Ancora buongiorno agli amici di Ando.it, un buongiorno e bentornati a due carissimi amici, gli esponenti dell'ITB. Parliamo di Giuseppe Ricci, che oggi lo accogliamo nel nostro salotto insieme al direttore Stefano Giammarini. Buongiorno, anche perché vediamo che sono venuti corredati di poster e locandine, perché c'è questo evento del 7 dicembre che va un po' a chiudere questo anno travagliato, tra virgolette, tra fiere, incontri, ministeri, lotte, perché si seguita a lottare, Giuseppe, però giustamente ancora non avete delle certezze, per cui qui sarà questo incontro e poi ci sarà questa festa, diciamo, questo conviviale che va un po' a chiudere questo anno. Prego, allora, le novità. Le novità le sappiamo, no? Perché tutti i giorni ascoltiamo in televisione, sui giornali, quello che sta accadendo. Allora, l'intromissione delle multinazionali, delle banche sul nostro sistema politico ha fatto sì che quello che noi abbiamo sempre detto, abbiamo sempre predicato, urlato, l'attenzione verso questi nostri problemi, è scoppiato proprio, è stato aperto, ecco, in questi giorni proprio il classico vaso di Pandora, e sono uscite fuori tutte quelle certezze. Per noi dell'ITB erano certezze che ci fossero degli interessi occulti sulle nostre imprese turistiche e balneari, e per questo noi questo appuntamento questa volta viene a proposito, viene subito dopo il 5 di dicembre, anzi del 4, perché il 4 si vota, sì, esatto. Il 5, noi il 7 già potremmo fare un'analisi di quello che sarà accaduto nel frattempo. È quello che accadrà, di come ci dovremmo preparare, certo, per non sbagliare ancora. Certo. Noi fino ad oggi non siamo stati minimamente seguiti, c'erano gente che veramente, non lo so, forse pagati, perché qui c'è da aspettarsi di tutto. Sì, in Italia molti, tutto è legge, tutto è consentito. Molto, visto la pesantezza delle persone che, o delle strutture, degli enti che si sono mobilitati per cercare di accaparrarsi il mondo e anche le nostre spiagge, io penso che qualcuno tra di noi è stato anche finanziato e pagato per cercare di mettere in crisi anche chi diceva la verità, certo, chi era preoccupato per la propria impresa. Noi stiamo perdendo le nostre imprese, e c'era gente invece che diceva: ma no, quelli che dicono sono fregnacce, e quindi non date ascolto, non date ascolto. E nel frattempo, oggi finalmente abbiamo saputo che così era invece. Quindi hai fatto una cosa proprio studiata. È stata proprio ad hoc. Io, leggendo un po' questi giorni, ho capito, mi si è aperto finalmente la visione di tutti i giochi che c'erano dietro le nostre spiagge. Questi avevano messo le occhi sulle nostre spiagge, e già qualcosa è stato già fatto. Certo. Qualche cinese ha preso qualche bella spiaggia. Sì. I russi, i cinesi, insomma, ecco, abbiamo visto che già qualcosa si sta, ma poi il colpaccio sarebbe stato quando tutti a casa, cari amici balneari, storici, vecchi, da sostituire con strutture importanti, grandi, multinazionali, dove al mare poi ci sarebbero potuti andare, o ci andranno, quelli che potranno permettersi, e gli altri magari sul balcone con lo sdraio a prendersi il sole. Giuseppe, grazie. E Stefano, visto che Giuseppe è stato molto esauriente, tu diciamo sei Deus in macchina, quello che lavora dietro le quinte, spiegaci nei dettagli questa giornata, perché so che il lavoro certosino in parte l'hai fatto tu e lo fai tu. Allora, la giornata inizia il pomeriggio alle ore 16:30 con questo convegno che si svolgerà presso la sala del Consiglio Comunale al Comune di San Benedetto, al quale parteciperanno
politici. Noi abbiamo invitato tutti, dal Presidente del Consiglio in giù, arrivando a sindaci, consiglieri comunali, regionali, tecnici, avvocati, esperti del settore. Abbiamo invitato veramente tutti per vedere chi è veramente interessato a salvare le imprese balneari e chi invece questo interesse non ce l'ha e magari pensa più ad altro. Certo. Abbiamo appunto detto parteciperanno diversi sindaci, non solo dei comuni costieri, ma anche dei comuni interni, limitrofi, perché attenzione, il turismo balneare rappresenta l'80% del flusso turistico nazionale. Certo. Quindi è un discorso che riguarda anche l'interno, non riguarda solamente i comuni delle coste. Quindi parteciperanno tecnici, sindaci e si spera anche, adesso non mi voglio sbilanciare, ma abbiamo avuto conferme anche da parte di politici a livello nazionale, ma questo dipenderà ovviamente, come ha accennato Giuseppe, da quello che succederà con il post referendum, perché molti hanno detto, ad esempio Gasparri, la Comi, tutto dipende da quella che è la politica post referendum. A seguire alle ore 20 presso lo chalet ristorante da Federico sul lungomare di San Benedetto si svolgerà l'ormai tradizionale cena conviviale al quale parteciperanno, attenzione, anche gli albergatori dell'associazione Albergatori Riviera delle Palme, con i quali noi abbiamo un rapporto, beh sì, un rapporto non potrebbe di essere altrimenti, certo. Infatti molti albergatori hanno lo stabilimento balneare e ovviamente viceversa. Durante questa cena conviviale, ne approfitteremo anche per dare i consueti riconoscimenti che diamo ogni anno, i riconoscimenti che abbiamo definito La Storia Siamo Noi, ai concessionari che da più anni portano avanti, ma non solo per quelli che lottano, anche per quelli che lavorano, certo. Che da anni portano avanti l'accoglienza turistica a San Benedetto e non solo. E poi ci saranno anche dei riconoscimenti speciali che ogni anno diamo a coloro che si distinguono sempre nel settore turistico o che dimostrano di essere vicini al settore turistico. E non parliamo solo di imprenditori turistici, magari avremo qualche sorpresa, ne riparliamo più avanti. Ok, allora per chiudere con Giuseppe, perché qui abbiamo focalizzato il discorso del 4 dicembre per il referendum. Ecco, il discorso balneari potrà dipendere anche da questo, oppure perché c'è già qualcosa che si deciderà i primi di dicembre per voi? No, beh, noi stiamo aspettando che ci sia la risoluzione da parte del governo, ma se non finisce questa storia del referendum, penso che non hanno altro tempo da dedicare ai problemi della nazione, ai problemi delle categorie, quindi questi adesso dovranno pensare al loro futuro, poi magari eventualmente si dedicheranno anche al nostro futuro. Noi nel frattempo abbiamo detto voteremo no, certo. Tanto per essere sicuri e tranquilli che questo governo, che non ha avuto tempo per noi, non abbia tempo in futuro. Quindi faremo un piccolo cambio della guardia, certo. Speriamo, in modo da avere magari al governo gente più dedicata ai problemi della gente e non ai loro stessi problemi. Noi speriamo vivamente che il 7 ci possa essere una grande presenza da parte dei balneari. Tanto tutti sanno che l'ITB non ha bisogno di tessere o di contrin INPS oppure di avere qualcosa dal settore o dalla categoria. Certo. Venire da noi è un venire volontario. E se uno condivide le battaglie, partecipa, se non le condivide, non partecipa. Questa volta però è necessario, se magari avete qualche problema, tappatevi il naso, però dovete esserci e magari esserci attivamente.
attivamente, dicendo come uno la pensa, certo, dicendo certo, come certo. vorrebbe che dovesse andare a finire questa brutta storia. Ecco, noi, io mi aspetto finalmente risposte concrete. E questa grande presenza, la presenza dei balneari, siamo al centro dell'Italia, venire dal Tirreno, da Roma, dalla Puglia, dalle Marche, dall'Emilia Romagna, è un salto, è una passeggiata. Certo. Stiamo in un posto strategico raggiungibilissimo. C'è una magnifica sala consigliare per fare un convegno dove veramente possiamo avere l'attenzione dei media e di tanta gente. Abbiamo una serata magnifica, che chi ha partecipato a una di queste serate sa che sono bellissime, allegre e spensierate. Che vi devo dire di più, ragazzi? L'appuntamento di questo, è al 7. Ci rivediamo il 7. Però costa, sì, questa volta costa, non è come non si chiede la tessera, però bisogna andare alla cassa e pagare 30 euro per la grande cena che va dai grandi antipasti del ristorante Federico ai primi, alla frittura, a tutto qui, al diciamo dolce, a un ottimo conviviale. Ecco, un ottimo conviviale e magari non trascurando anche il... caffè, mazza caffè. Okay. Quanto ci vuole. Giuseppe, io vi aspetto, anche per farsi saremo capire. Presenti io e Graziano, anche perché quando c'è conviviale noi cerchiamo sempre di essere presenti. Grazie Giuseppe, grazie Stefano, grazie. E ci vediamo il 7. Grazie.